Oggi vorrei presentarvi un closer che uso soprattutto in mare per insidiare spigole. L'amo che ho messo sul morsetto è un Arex SA280 del numero 4. E procediamo. Inizio a legare il filo di montaggio vicino all'occhiello e mi porto verso la curvatura. Arrivato vicino alla curvatura, prelevo da una piuma di marabù delle fibre e le vado a legare come se fossero la coda del mio artificiale, mentre invece poi andranno a rappresentare il ventre. Arrivati circa a metà del gambo dell'amo, vado a tagliare l'eccedenza, che vado a ricoprire interamente con il filo di montaggio. A questo punto vado a prendere dei realize, cioè degli occhietti a clessidra. E qui possono essere in piombo, in metallo, in tungsteno, a seconda di quanto si vuole far scendere l'artificiale. E li vado a posizionare sopra il gambo dell'amo, in modo che poi l'artificiale mi lavorerà con la punta rivolta verso l'alto. Inizio a fissarli con giri incrociati. Tanto passando il filo di montaggio sotto a chiudere il filo rimasto un po' in bando nei giri incrociati. A questo punto mi porto, ritorno verso la curvatura dell'amo vado a fissare, in questo caso, due fibre di flash blu. Va bene qualsiasi tipo di tinsel flash blu o altri tinsel piatti, più o meno luccicanti. Fatta la misura, vado a chiudere il flash blu e ridò due giri. Così mi porto con il filo di montaggio davanti agli occhietti e dietro all'occhiello dell'amo. Avvolgo il flash blu. Sino agli occhi, qui incrocio come se fosse il filo di montaggio per un paio di volte e poi fermo il tutto davanti agli occhi con un paio di giri e tirando indietro il flash blu in modo da essere sicuri che non scivoli via. Questo è come deve venire. A questo punto, per irrobustire il flash blu, metto un velo di colla UV veramente ne basta molto poca, che
che vado a distribuire con lo spillo di montaggio. La secco con la lampada qui, una volta seccata giro il morsetto e prendo il materiale che mi servirà per fare l'ala, insomma il corpo del mio artificiale. Inizio con dell'Unicare, Superair, del materiale sintetico di nylon piuttosto sottile, e ne prendo un piccolo ciuffetto. Lo raddoppio e cerco di tagliarlo anche non omogeneamente. A circa metà lo fisso davanti agli occhietti, mettendolo lateralmente e poi spostandolo il materiale sopra. In questo modo ribalto l'eccedenza che vado a chiudere. Questo materiale poi sarà diviso circa in due parti uguali dalla punta e quindi dalla curvatura dell'amo. Ne prendo un altro mazzetto di sempre di Super Air, questa volta di un colore grigio verde, questo. Ne prendo un mazzetto ancora più esiguo rispetto al precedente e mi comporto alla solita maniera di come ho fatto prima. Lo fisso prima lateralmente, lo sposto fino a portarlo sopra all'altro mazzo. E anche in questo caso poi ribalto il tutto all'indietro e vado a fissare. Vado ad aggiungere del flash, in questo caso è dell'Angel Air color Chartreuse, lo vado a disporre al di sopra del gambo, al di sopra dei due precedenti mazzi di Super Air. Una volta fissato, cerco di tagliarlo anche non con un taglio netto, ma avendo cura di lasciare alcuni fili più lunghi e altri più corti. Ribalto l'eccedenza e ho creato così un sottoala piuttosto lucido e brillante. A questo punto vado a creare il dorso e lo faccio prendendo un pezzo
prezzo di questo taglio craft four. Ciuffetto di craft four, ne tolgo il pelo più corto, prendo una misura che mi interessa, ossia che deve essere due volte e mezzo quella del gambo dell'amo, lo pareggio tagliando con la forbice il mio mazzetto e lo vado a posizionare con le punte rivolte verso con le punte rivolte verso l'occhiello dell'amo. In questo modo. Una volta fissato, guardato che sia omogeneo da entrambe le parti, vado a tagliare le eccedenze, stando attento a non tagliare i materiali precedentemente fissati. Questo punto ribalto il tutto a coprire materiali precedentemente fissati e vado a creare una specie di testina piuttosto ingrossata dovuta al fatto dalle quantità di materiali precedentemente utilizzati. Vado a creare il nodo di chiusura. A questo punto tolgo un attimo il mio artificiale dal morsetto per poi andarlo a sagomare nella parte inferiore in questo modo. Intanto tolgo per prima cosa le eccedenze, poi do delle sforbiciate senza chiudere la forbice in modo da far scalare il materiale e avere una silhouette più gradevole, ottenuto il risultato che mi piace, riposiziono l'artificiale all'interno del morsetto. E vado a terminarlo con innanzitutto facendo pulizia dei materiali in eccesso con una fiamma di un accendino, tenendo indietro i materiali in questa maniera. Poi prendo un pennarello con una punta fine e vado a colorare la testina nel filo di montaggio. Ora non mi resta che aggiungere e coprire la testa con della
colla UV. Cercando di coprire gli spazi che si sono venuti a creare tra gli occhietti e il gambo dell'amo in questa maniera, in modo da rendere più resistente la testa e la tenuta degli occhietti sul gambo dell'amo. Artificiale è pronto per entrare in pesca. Spero vi sia piaciuto, grazie e alla prossima.